Viva Anime D Time benvenuti all'anime di time Siete con noi, siete con noi a parlare di cartoni animati, con ital e già con Paolo Solo perché italia e già sono affanculo. E siamo in live. Buonasera, siamo in live per annunciare la fine di un meme, Paolo. Ti rendi conto? Qua Ah sì diversi Pluto, Pluto. Stavo, stavo parlando adesso di Pluto Sì 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 Sai in realtà ce ne sono diversi Quindi non è che Vabbè, Il, il, il meme che finisce in, in questi giorni È quello quindi insomma Di quello di oggi sì, si parla e, Ed è bene sì ragazzi è bene sì Benvenuti su Animated Time Oggi finalmente possiamo annunciarvi Che il cartone più animato Della saga di Topolino Finalmente riceverà un nuovo sì! cartone animato Sì sì Time. cazzo sì. Era quel Pluto, no? Che dovevamo sì, annunciare sì. oggi quel Pluto lì a eh, sì, sì. me piace molto le sue avventure. Bello Pluto, bello. Il, me il meme di Italo senza computer quando finirà, eh, quando avrà un computer, Forse. domani dovrebbe esserci. Domani dovrebbe e se tutto va bene, oggi cerchiamo di risolvere anche lato Pezzi. Sì, dobbiamo un attimo vedere perché probabilmente ci sono dei pezzi del PC da mandare indietro e fare il reso. E quindi vediamo un attimo di risolvere anche quello. Non abbiamo capito se sono problemi di compatibilità o semplicemente qualche pezzo che proprio non funziona. Molto semplicemente, tanto sono ancora in garanzia, quindi dovremmo. Sì, sì, sì dovremmo non poter cioè non dovremmo avere problemi nel rimandare indietro eh, domani però Italo dovrebbe avere il computer in prestito dal fantasma fra l'altro a proposito di domani lo troverete anche in live nel pomeriggio dopo di noi alle 6 dagli amici di Star Comics eh, dovrebbero essere se non ricordo male lui e le Jap -Cult. Cult per parlare di Welcome to the Ballroom e i manga sportivi mi pare oh, fosse quello beh, della live. beh. chiaramente chiaramente <ride> chi, chiaro Italo chiaramente <ride> chi, chi meglio chi meglio di Italo cioè, poteva essere sì, Poteva essere <ride> contattato per questo eh, Per questa cosa Panna di Rock ci chiede panna Bellissimo come nome Panna di Rock ci chiede: Se abbiamo visto il trailer di Pluto? Io no. sì, Paolo no. Io no, per me Ce è fist lo... reaction. Quindi lo vediamo insieme. Ho voluto aspettare. Fist reaction: Fist eh, reaction: Fist reaction well, Yeah, comunque, sì, io l'ho già visto. Paolo, ancora no. Ce lo guardiamo adesso tutti insieme. Anche perché, appunto, visto che l'abbiamo messo nel, nel titolo, ci sembrava anche il caso di eh, sì. guardarlo e commentarlo insieme. Uh, Manga sportivi, quindi annunciazione, nemmeno annuncio, ma annunciazione addirittura di Awashi. Eh, non, annunciazione, non non... che ne sai? È tipo la Madonna. Va bene, arriva l'Angelo Gabriele e dice: Maria, ti annuncio prossimo Awashi. Prossimo. L'angelo italo a sto punto Visto che ci sarà lui Vabbè L'angelo italo L'angelo italo Arriva e dice Maria Ti do Chiudi la Apri la busta Maria Ti, ti faccio No ti do... Maria io esco No Maria io esco Annunciamo a Oashi eh, Oh ma vi ricordate Di quando eravate un trio Eh cazzo ya, Ci manchi tanto Effettivamente <ride> Comun comunque, comunque, allora, in, uh, a ribuon pomeriggio anche a chi sta arrivando adesso in questo momento E quindi appunto oggi guardiamo insieme il trailer di Pluto che è uscito ieri se non erro uh, Ieri nel pomeriggio comunque, Sì, ma mattina. di recentissimo, proprio recente recente è uscito Manco un, ehm, 24 è bello ore. lungo fra l'altro perché sono circa 4 minuti comunque di, di, yeah. di, di, an di anteprima uh, Dove si vede già un po' di cose che... Penso che caratterizzeranno, insomma, quella che sarà l'estetica della serie. E vedremo appunto insieme che cosa ne pensa soprattutto il nostro buon Paolo. Ehm, e, poi, e poi torniamo. Spero per l'ultima volta a parlare del flop di Paolo Giarride. Non abbiamo poco cominciato. Torniamo a parlare. Spero per l'ultima volta del flop di Chainsaw Man, del flop relativo alle vendite degli home video, eh, attraverso un video che Paolo ci teneva molto, molto a vedere qua insieme a noi, e eh, da due giorni che me lo spamma in chat privata per dirmi dobbiamo fare la reaction, dobbiamo fare la reaction. Io purtroppo, quando non c'è Italo a dare una decisiva svolta creativa a questo canale, finisco per assecondare il mio collega siciliano, e quindi... E <ride> quindi lo faremo. Eh, secondo me è un capolavoro quel video, però io ancora non l'ho visto. Allora, si vede Arca oggi. No, non è di Arkantos il video. So che ha fatto un video anche lui, ma non mi, mi sembrava fosse sul. No, ma Arkantos è diventato noioso, di ragazzi. Dopo il video che abbiamo visto ieri di Italo che lo insultava cinque anni fa, abbiamo capito che è sempre la stessa storia con Arcantos. Non possiamo insultare Arkantos in realtà... per cinque in... anni ancora. In realtà sono 5 milioni di anni, Paolo. Ha letto male le, le cifre sulla news presa dai siti e poi dopo riportata. E poi ho sbagliato da qualcuno. <ride> Uh, <ride> ci dice Cazzo è del grande floppone Visto che al supermercato Ieri c'è la sigla Di Chainsaw In versione melodica In loop Ma flopa, In che senso Melodica in loop Senza la voce Solo La suoneria no, quella, sarebbe, quella è strumentale Melodica Cioè immagino tipo Riarrangiata Con chitarra acustica E vocina Ah <ride> proprio così No. Tipo Carillon, tipo carillon. Ma che <ride> ma cazzo <capito>? stas dicendo? <ride> tipo, tipo musica, musica ah, d'ascensore, da perché... però con la parola ascensore è diverso. però è tipo... che uh, dice uh... Inzo Sì <ride> Si, sì, eh, esatto. Come dice l'associazione, ma cantata da un Napoletano. Sì quella è neomelodica però insomma, <ride> le suonerie del 33D. Eh, io, sì, <ride> questa la capiremo in pochi. Cazzo, mi sa purtroppo. Sono vecchio. Ricordo che me le, potevo, me, le, me le potevo fare io le suonerie eh, se sapevo un pochino di, di spartiti musicali in quel cazzo di Nokia 3310 <ride> coi cosi, coi numeri coi numeri, Con numeri, sì Beh, perché, sì, perché si, 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 mamma mia Si faceva in classe sta sì, roba invece sì. di ascoltare le lezioni Sì, sì Giorgio, ma tu che ne sai che non abbia effettivamente venduto 800 milioni di biglietti, magari è piaciuto così tanto che ogni persona l'ha visto 6 o 7 volte. Io ma aspetta, guarda, sono... ogni, ogni persona di tutto il Giappone l'ha visto 6-7 volte praticamente. Allora, sicuramente già solo Katsuya almeno 100 volte l'ha visto, quindi già falsa la statistica. Vabbè, comunque lasciamo... <ride> Lasciamo stare, lasciamo stare il, uh, il discorso dei, 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 dei milioni. Ragazzi, mi raccomando, controllate le notizie prima di darle, di riportarle, di mettere i typo. Eh, poi magari guardiamoci... cancellarle se, se poi sono false. Guardiamo, guardiamoci uh, il trailer di Pluto. Che dici? Cominciamo? Partiamo? Sub, vai, vai, subito vai, 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 vai. Quanti anni sono che aspetti anni. questo momento, Paolo? 20 anni. Ah, io Perché ricordo che c'è un mio... Tweet mi sembra addirittura di quasi 6-7 anni fa. Addirittura un tweet. Sì. Dove parlavo. Hanno ma hanno dato qualche. Eh, perché avevano detto qualcosa sull'anime di Pluto. Ho detto: ma c'è. Hanno detto qualcosa sull'anime di Pluto. Quindi per farti capire la situazione. Vabbè, ah adesso. Oltre a dirti qualcosa ti hanno anche dato qualcosa da vedere. Ah, il fatto era questo, una delle grandi mancanze dell per Pluto fu sempre la questione budget, letteralmente. Fu un grande successo. Ah, no. E eh, quindi praticamente mm -hmm. non avevano mai, in, a, a tutti gli effetti, avuto uh, qualcuno che finanziasse il progetto. Quindi Penso che Netflix sia arrivata a gamba tesa dicendo ci penso io! E, e per questo ci 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 è una, un anime Netflix. Mim scum, si sì. come facciamo a fare il cartone senza i soldi? Signor Netflix potrebbe darci una mano. Sì, eh. sì, ci penso io. Eh, penso... Eh. Vabbè, vediamo. Ho messo l'audio, sì. Di nuovo qua. Sì, non so Tanto non capisci. Ancora... Grazie, Monofan. Grazie, mono. Per Cavolo, esatto. l'anime di Pluto a questo punto direi sì, di prepararci. Fa, che dopo domani al cinema escono sia Uru in blu che Orbital Lera. <ride> sì, certo. Finisce Coso, deve fare la um, dream machine. Beh. Beh, a te è piaciuto? Beh, molto bello. Molto, molto bello. A me piace parecchio. Le... Um... Mm. Non c'è proprio niente. Mm. Zero. Nove. Ma a me non lo so, mi, 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 è, mi è piaciuto soprattutto la scelta dei colori. Boh, cioè, non, non capisco la fotografia, che direzione voglia prendere, cambia praticamente ogni scena. E mm. so, la computer grafica non è così, non è così bella se eh? cioè, si guarda i modelli degli insettini robotici che si sparano contro e le fiamme. Ma no, perché no? A me invece è piaciuto. Non lo so. Bisogna capire un po' quali saranno le scelte che faranno. però non mi è sembrato male. Anzi, mi è sembrato molto interessante. Tanti effetti sì, tanti effetti, però in realtà è più o meno quello che mi aspetto da Pluto. Cioè, nel senso che. Tutta roba cyberpunk. È ovvio che, che mi aspetto che abbiano tutti scudi, fu effetti, fuochi e cose del genere. Anche perché mh, ricordiamoci che nel, nel manga è anche un, un po' abbozzata tutta la cosa del, di, 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 di combattimenti e cose del genere. Mm. Buono, insomma, cioè un trailer che dice assolutamente. Ma questo non è, è un vero. trailer, scusatemi. È, anteprima, è, 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 è proprio un'anteprima, è, è vabbè, un po' duale, diverso. Cioè. È, 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 il trailer cerca di metterti appunto le cose di interesse che è. questo invece è proprio un'anteprima, secondo me. È, è, ci dà un pochino il mood della serie. Boh, te detto cioè, più che altro proprio a livello di, di, di cromie, a livello di scelta di fotografia, non capisco che direzione tu voglia da. Cambiando costantemente fra quei blu, quegli arancioni, quei rossi, sempre tutti diversi. E a livello. Per quanto la cosa, il design dei personaggi sia bello pulito e l'animazione dei personaggi sembra comunque abbastanza normale. La computer grafica non mi sembra poi di questa grandissima fattura. Cioè, ah no! Cioè, se guardo per dire rispetto a Stampede. Ma non, non, mi non, proprio, no, non mi sembra proprio a ma, quel livello. Ma no, ma perché? Ma che dici? Non sono per no, niente d'accordo. No. A parte che i personaggi non sono in computer grafica, sono eh, disegnati come rec, come un di fiori, gli insetti. Ma, zetti, ma, il il ma a, me sembra, a me sembra proprio quel livello, eh? anzi abbastanza simile. Di livello sicuro similare. Poi mh, bisogna capire come, come verranno. La quest perché il robot, quello gigante. Là non lo disegneranno, lo animeranno. Lo animerà, no, ah, faranno certo. in computer grafica. Là bisognerà sì. capire. Se è, se è così, cioè nel senso, se il resto della, della serie è come quest'anteprima, saranno eh, probabilmente soltanto i personaggi, le cose disocchiate a mano perché tutto è grafico. Allora, alla fine il film era integrata in... benissimo. Ma vabbè. perché? Quelle palle pale... non erano malissime, erano molto belline. No, eh, quelle sono integrate computer... Sì, no, integrata, cioè il, il resto, il coso, la computer grafica con i personaggi, erano proprio staccati. Ma, non lo so, mi, mi, mi... Ah, cioè, alla fine il braccio, quello meccanico, era, era in computer grafica, non mi sembrava così staccato. Quale braccio meccanico? Quando lui si trasforma il braccio, quella parte è in computer grafica. No. Sì. No. Non penso proprio che possa arrivare una cosa del genere in quel modo se non in computer grafica. Ma a me non sembrava per niente computer grafica. Eh, appunto, per questo ti dico... No, e eh, eh, cazzo, ma il resto l'ho visto subito. Eh, però... Bisogna... No, secondo me che non è computer grafica quello, eh. Ma non lo so, mi sembra molto strano che non sia computer... In... Come cazzo lo fanno qualcosa in quel modo? disegnando normalmente, cioè mm. non era, un, non era un, una trasformazione particolarmente elaborata. Cioè. A me è sembrato molto... Mm. Boh, vabbè. Vediamo un po'... Infatti qua dicono... Che le... Il braccio era proprio CG secondo me, ma pure secondo me... A me non sembrava sinceramente. Mm. Ma rispetto a... cioè, quelle cose nei, nei fiori, negli insetti, nel mostriciattolo ecco, si vede tantissimo. Ne pare quella a me non sembrava computer grafica, sinceramente. Non lo so. Un'anime action che non piace a giaggio, devo essere. Queste... Sto parlando della fotografia. Ma non, ma non Perché ma, è un anime boh, ragazzi, action. non è un'action. Pluto. Ah, ma poi non so, neanche, cioè, non so neanche. cosa sia. Immagina se avessi l'avessi letto Pluto e sappia che cos'è, cioè proprio esteticamente non mi dice niente. Proprio zero è un eh, ragazzi è un, un thriller eh, che di action ha veramente ben poco eh. si sì, poi c'è cioè, il coso il cut quello lì del combattimento che dicono già se ne parlavo prima con Paolo su Twitter dicono che sia Oira se è Oira sono stati bravi a nasconderlo perché proprio non, non si vede minimamente Oira in quella parte lì ma proprio zero poi, cioè vabbè, tu l'avresti detto che no, c'era Oira in sto momento. No, No, ma poi ripeto, ehm, a quanto pare la, leggevo che la seconda parte sarà storyboardata da, da Chiura, veramente, perciò... Boh. No, non no, no lo so, io per queste cose aspetto sempre le comunicazioni ufficiali, quindi boh. no, non mi sono perso. Però hanno detto, cioè dicevano appunto su, su Twitter che quella parte lì è stata fatta da Ira, ma io sinceramente non ci vedo assolutamente niente di suo. Mi è piaciuta la recita cinematografica che omaggio a Orasawa a il Cina. E eh. <ride> come Fujimoto, cazzo. Ma a me in realtà la parte di, dei colori mi è piaciuta, anche se, se è così variabile da contrasto. Mi è piaciuta. Boh, no, sinceramente. Tutto colorato perché Orasawa piacciono i colori. <ride> cazzo, certo. <ride> <ride> boh, eh, è... se, poi, guardi, poi guardi i volumetti di, di Pluto E sono tutti con colori super smorti Viola ah, Bianco che, che, tipo di, che tipo di storia è sto Pluto? Pluto cioè, è, che, è un che... thriller ah. uh, Allora Visto che qualcuno lo domandava Che c'entra Tezu che ho visto pure Allora partiamo da questo fatto Pluto prende una storia Di due episodi Della serie originale di um, Atom che si chiama Il robot più forte del mondo. Mm. Eh, ed è in questa storia di appunto quel robot contro Atom, eccetera, eccetera, eccetera. La, il percorso è un po' diverso, ovviamente. Tezu, eh, Tezuka poi, diciamo così, morì e Urasawa, per omaggiare una di quelle, delle storie più belle di Astro Boy, chiese al figlio... Di poter scrivere una, una, una storia su uh, quella. Um, diciamo così su, su, su quell'evento, su quei due episodi. Il figlio gli diede l'autorizzazione per fare. E Tezuka, eh, Tezuka Urasawa fece un thriller poliziesco. Uh, riguardo quel, quell'aspetto, quindi non è che tutta la parte di combattimento ci saranno anche dei combattimenti, ma è un thriller poliziesco di sviluppo okay. su che cosa sta succedendo, perché determinate persone stanno scomparendo, stanno morendo, perché de proprio degli androidi, quelli che vengono magari ritenuti abbastanza forti. Ok. Uh, vi racconto da qualche altra parte di storia. Il Tezu, uh, Urasawa fece il disegno, fece tutta la storia e la fece vedere al figlio di, uh, di Tezuka, che la rifiutò completamente perché beh, praticamente beh. Uh, Urasawa la disegnò con lo stile di Tezuka, letteralmente, uno a uno. E lui, beh, il figlio, beh. gli disse: No. Padre... Farlo col tuo eh, cioè... mio padre, Il mio padre non l'avrebbe mai accettata Una cosa del genere Dice tu ora lo rifai perché la storia va bene Ma lo fai mm. col tuo tratto di disegno E lui lo, la, la rifece col suo tratto di ma disegno mi, mi, mi sembra anche giusto D'altra parte scusa ah, Vabbè lui per omaggiare, per omaggiare Fece tutto in stile in stile. Urasa, in stile eh no, non capito, Urasawa ma, ma in stile Tezuka capito, Ma tu quando vai a omaggiare Omaggi il racconto Non è che vai a copiare lo stile cioè... Vabbè lui voleva, voleva fare una cosa un po' più fra l'altro, nel coso, nel nel, nel, nel trailer si, cioè io non, non è che abbia mai letto Urasawa, quindi non è che posso parlare da grande esperto o grande amante, però comunque un po, un po' di copertine, un po' di immagini l'ho viste. Si vede, design è... lì. molto ispirata la, 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 la ragazzina che compare co, con le mm. codine, ricorda, cioè, io ho visto la copertina di Asadora, ricorda con eh, 100%, è lei proprio. Mm. Sì, sì, sì. E sì. Mh, lì appunto si vede appunto proprio il, la, 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 la vicinanza no, con, con una Sava. Tra l'altro, sentendo il tipo di sonorità e eh, le atmosfere, ma è più, cioè, è, è tendente al noir. È un noir, è un thriller noir. Sì, 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 è un thriller noir. Dall'atmosfera si sente. Sì, molto. sì, ma secondo me l'hanno azzeccata parecchio l'atmosfera, ma anche questa sorta di decadenza di questa società super scintillante, ma che sembra eh, molto avanzata, ma anche tanto vuota. Sì sa proprio del classico, la città tecnologica super fighissima che poi sotto in realtà poi va tipo nelle fogne, roba del genere, tipo super decadente, un eh. po' come cosa, un po' come Night City, sì, visto sì, visto sì. Il cyberpunk Edge sì, runners, sì, 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 un po' meno rispetto a quel tipo di cyberpunk perché qui la gente mm. un po' lo nasconde di essere un androide. Eh. Okay. Tipo mh, una cosa che mh, hanno fatto vedere subito, ma come hai visto il protagonista il, il detective sì, c'ha il, il, il braccio meccanico, all'inizio non è che si sa sul, sul manga, questa è una cosa che ti dicono un po' dopo. Perché all'inizio oh. ti fanno pensare che sia un umano. Quindi, mm -hmm. comunque, ehm, è, è bello come comunque ci, abbiano voluto fare una cosa loro. Perché anche questa cosa dei colori, io non avrei mai utilizzato dei colori rosso e blu. Io avrei utilizzato il nero perché c'è, ma eh. è proprio. Beh, anche un... Anche perché cioè proprio per come ti si presenta la colonna sonora e per l'impostazione proprio di questa anticipazione. La chiamo trailer, ma vabbè, è stante prima comunque sì, sì. Il, il pacing è molto lento dilatato. E la musica tende a creare tanta tensione, per questo tizio, che entra lì, no, in questa, sì, sì. questa sorta di, di sotterraneo di, di fogna, quello che è. insomma. E poi vedere sti rossi sparati. Non lo so, sembra un po'. Un eh no, ma luogo. secondo me è proprio il contrasto della tecnologia, cioè quello che vogliono. Secondo me far passare. Perché comunque ci stanno lavorando vero da vent'anni. Ritende scherzando su sta cosa. Quindi penso che. Potete vedere quanto abbiamo lavorato effettivamente in questi vent'anni. Però penso che alla fine eh, l'idea alla base è che molte delle scelte che hanno fatto saranno ben ragionate rispetto ad altre cose. Quindi, potrebbe essere. Che è quella la sensazione che ho avuto io. È questo mostrare colori così sgargianti in questa società. Vengono poi a contrasto con poi tutto quello che è la realtà dei fatti. Anche perché quando hai visto Atom, non hai visto colori sgargianti. Hai visto tutti i colori smorti. Diversi rispetto a quelli che avevamo visto fino a quel secondo. E sono d'accordo con chi dice che gli sfondi sembrano Metropolis. Anche secondo me c'è tanto rintaro in, uh, in quello che, che abbiamo visto. Poi, raga, dipende. Cioè, voglio vedere come uscirà, però l'anticipazione me... cioè, a me è piaciuta. Boh, ci sta. A me, sinceramente, a livello almeno estetico, non è che abbia sconfinferato. Bella la colonna sonora, però. Bella, la colonna sonora la fa La musica crea molta tensione. Bella, bella. Se, secondo me funziona bene. Peccato che non ci fosse il doppiaggio. Nel, eh, probabilmente puttana. non hanno nemmeno iniziato a farlo. Eh, <ride> porca <ride> puttana. A me sarebbe però, piaciuto un bel doppiaggio. Ci sta che non fa. Ma ah, più che altro perché cioè, se mi metti delle scene in cui vedo i personaggi che parlano, però non mi metti il doppiaggio, mi metti dentro la conoscenza enfatica, boh, forse perde un po', no? Nel eh, vedere... sì, sì, magari, sì. ecco, potevi tagliare la parte, con... cioè io capisco che vuoi far vedere appunto il, il mondo tecnologico, la città e tutto quanto, ma magari potevi tagliare la parte con il, il protagonista che parla con l'ologramma e passare direttamente alla macchina che sfreccia nella città tecnologica e basta, insomma. Sì. Vediamo oh, vediamo vedremo, vedremo. Comunque poi tra l'altro parla di un generico 2023 non mi era sembrato di aver visto Una data di uscita Quindi immagino si parlerà di fine anno comunque. Ma uh, sai Ehm uh... Non lo so, sinceramente. Secondo me, per aver mandato questa anticipazione così bella corposa, secondo me non sono a un punto brutto della, della no, produzione. Però, però sai, comunque le cose in uscita fino alla stagione estiva, bene o male, sono già più o meno state annunciate tutte. E mh, ci sta che comunque, mh, se già nell'anticipazione non hanno il doppiaggio perché non possiamo sapere se non ce l'hanno voluto mettere o non lo hanno ancora fatto. Può essere che magari fosse preanimata sta parte. Ah, tu dici. però senza completamente crediti di preanimazione. Mica però, bruttissima senza completamente crediti di preanimazione. Non lo so. Side lifting se non sai com'è lo stato della produzione niente, puoi soltanto speculare. Considerando che appunto come dicevi, questo eh, progetto è in cantiere da chissà quanto tempo. Secondo me, come dicono essere. in chat, potrebbe essere settembre, periodo autunnale, perché c'è il ventesimo di del manga. Ah, Bo può essere. Però. Boh. Cioè, qua siamo ragazzi sulla speculazione. Cioè, anche dire sì, che, sì. È che è preanimato senza, senza un. Uh... Vabbè, che neanche il regista ce l'ha scritto. Sì, ecco, non è, cioè, non è che lo stavo dicendo che lo fosse. Eh, po eh, potrebbe essere. Certo. Non è che, che col, comunque, alla fine, se pensi a una produzione che è in corso da così tanto tempo, ci sta che magari avessero già del materiale pronto certo, per certo. eventuali rilasci, per eventuali trailer, eh, però non lo so. Perché, comunque, a livello di, di, di fotografia digitale, tutto quanto sembra anche gli effetti sembrano tutti molto, molto moderni, molto moderni. Sì, sì, Quindi, Quindi, forse cioè, è stato non, di qualche anno fa, troppo vecchio. Per... E... e niente, vabbè, questo era l'altro. E poi vedremo appunto più di più quando i nostri amici di Netflix ci lasceranno qualcosa. Ma io penso che qualcos'altro uscirà per forza. Sì, io mi cioè, immagino abbiano fatto questa uscita un po' come era stato uh, due anni un anno fa con Censomen, cioè, no? che uscì il mm -hmm. primo, primo annuncio, il primo trailer in preanimazione. A un anno fondamentalmente dalla messa in onda, poi del là non si era visto niente, ma non trailer, però comunque era già stato fatto l'annuncio un anno prima. E poi l'anno dopo venne l'altro il, 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 trailer, sì, l'altro sì, annuncio e, lì al coso. Cos'era Los Angeles? Oh, se sì. Non ricordo male. Secondo me, secondo me, il prossimo annuncio se lo faranno, lo faranno tipo all'inizio dell'estate. Sì, in prossimità penso a uno o due mesi dall'uscita. Sì, eh, sì. Anche perché essendo una produzione originale Netflix Original, per quello che... È quello Vabbè, che, è probabile che sia... che sia... Che sia completo... Eh. Di... No, penso eh, che titolo. sia proprio tutto loro perché l'hanno finanziato completamente. Cioè... Sì, immagino, immagino che lo buttano fuori direttamente sulla piattaforma come con Cyberpunk. Eh sì, infatti. Cioè, non, eh, non penso che sarà... Almeno... Col fatto che appunto già il trailer è uscito tutto in questo modo su Netflix, è una produzione di Netflix eccetera, immagino che sarà una messa in onda worldwide, in una botta, con una botta singola, non col passaggio televisivo. Sì, sì, infatti. Anche che poi dipenderà chiaramente da, quanti, da che tipo di puntate sono, da quante puntate sono, cioè, 20 anni di produzione, cazzola, eh. cioè, sarà, sarà bello cortoso, eh. immagino. Io penso che saranno in realtà tipo eh, episodi tipo da 40 minuti. Cioè, secondo, anche perché sono otto volumi belli corposi di un noir. Cioè, fare un. un. un, un, un episodio per volume e non farlo bello corposo è infattibile. Boh, bisogna avere più che altro, sai, col fatto che se, se dovesse essere effettivamente poi un Original Net Animation e quindi non avere il passaggio in TV. Sapete, vuol dire che possono fare puntate lunghe, quanto gli Come pare. Perfatti, non gli Quindi, sbattere eh, il cazzo, certo. Lì, lì te, lo, te lo risolvi subito. Uh, bisogna, vedere, bisogna vedere che formato verrà scelto, tanto ci saranno appunto uh, delle informazioni nuove più avanti. Breve. Uh, Di... Lorenzo dice, in teoria, hanno scritto sull'account che dovrebbero dare informazioni nuove all'Anime Japan, che però non mi ricordo quando è. Manco io. Mm, cioè. Comunque, non sappiamo nient'altro, ragazzi. Noi stiamo speculando sulla, sulla cosa perché... L'idea, ah, una cosa che sappiamo da sempre è che il, um, il comitato di Pluto non è mai stato. Eh, non c'è mai stato perché semplicemente nessuno voleva investire sul, sul progetto. sfida fatto... di Maruyama. Eh, figurati. <ride> Quindi, alla base di questa discussione c'è il fatto che Netflix abbia preso sta cosa e l'abbia rilasciata così dal nulla. Ti fa pensare che in realtà. Il costo se lo sta sobbarcando Netflix con degli associati, ovviamente, e, e quindi abbiano, abbiano voluto far questo. Questa è una cosa che noi poi possiamo pensare e che, se ci pensi, ha anche senso. Sì, sarà probabilmente Netflix e l'editore. Ora non mi ricordo chi è che ha i... in Giappone le licenze di Urasawa. ma Immagino ci sia dietro chiaramente anche l'editore, se e soprattutto poi deve essere un progetto per il ventesimo de del manga... A logica è, è, è abbastanza, è abbastanza pre prevedibile no? immaginarsi eh. fra gli investitori anche chi ha eh, il fumetto sicuro uscirà una nuova riedizione del manga in contemporanea anche con, in italia penso che uscirà ragazzi eh. una roba del genere uh, ah, poi, ma me piace a metà marzo ma cioè. hai visto chi è, chi è Atom sì, la, la dottrice di quello mio. che stavo è quello che stavo dicendo è, eh, siccome que questi sono ufficiali, erano già stati rilasciati, sì. mi pare su Twitter. Ehm, che parte c'è? Cioè, soltanto. Già il fatto che ci sta il cast dei doppiatori e non c'è il doppiaggio nel, <ride> nell'anteprima, ti mi fa pensare, <ride> mi fa incazzare. Ma al di là di quello, cioè, mi fa morire che c'hai chi è lo studio di animazione e eh, vabbè, quello è normale. Il catalogo originale, ovviamente, ce li hai? C'è cioè il produttore, Masao Maruyama, grande mio fratello, mio zio, mio zio Maruyama. <ride> Poi c'è top supervisor, ma eh, supervisor di è il cosa cioè, il nel è, il è il figlio quello di Tezuka, Makoto Tezuka. Che ah, è. Ah, che è fa la supervisione al generale, sì. ok. Sì, sì, sì. sì. Probabilmente. Eh, Shokakugan dice. cazzo, ok, è l'editore del, uh, del coso, del, uh, del manga. Grazie, cazzo. Che, che, che sarà, sarà sicuramente davvero. nel comitato insieme a Netflix, sì, ovviamente. Secondo me sì, per forza. e poi appunto hai il cast con Yoko Ikasa, minori Suzuki e Fuji Shinshu. Che è. Eh, c'è Yokoi a casa, non ci si lamenta Però, mh, dico anche lì, no? Il fatto che ti escono sti crediti qua Ma non c'è un mezzo credito per quanto riguarda l'animazione A che? me non piace, ecco il regista almeno No, no, non c'è È Maruyama il regista Allora, allora eh, 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 aspetta Guarda che allora, Aspetta, qua, 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 questo <ride> no, io, io, così, io così mi immagino invece i vari ruoli. No? Cioè, tipo Regista Masao Maruyama, eh, Episode Director, Episodio 1 Maruyama Masao, eh, Poi Episode Director, Episodio 2 MM. Eh, poi Character Design, Maruyama Masao, eh, Animation Director, Masao Maruyama. <ride> Cambia gli accenti no? cioè, io, È sempre lo stesso, ma scritto con. Dei cangi diversi poi, ovviamente, ce l'abbiamo. Poi, lui. tipo internazionale perché che adesso i cut li fa quello spagnolo, quindi <ride> Masaos. Maruyama. <Masaos> <ride> <ride> ah scusa. Scusa, scusa. Il regista era Urasawa stesso, ovviamente. <ride> ah, certo. chi, chi altri poteva essere? E anche, anche main animator, e soprattutto ha fatto la opening che è una continua citazione alle opere di Tezuka perché oh. chiaramente è fatta apposta da Urasawa per omaggiare Tezuka, di cui è grande fan. Mm. Tezuka dubito che possa fare i cut Visto che è un pochino morto Quindi dubito che... Ah ecco, per... ecco perché ci hanno messo vent'anni Il <ride> mio <Megalimetro> animatore è schiattato <ride> I famosi tempi morti <ride> Dio ah, Storyboarder che, che, che a ora ci lavori ragazzi? È la voce che gira, più... che gira da eh, tempo. Eh, ma infatti, ma da, sì, ma da dove gira? Cioè, le fonti, ragazzi, le fonti, da dove gira? Perché se l'ha detto Get, io cioè, non... è che lo prendo sulla parola, capito? Ah, era morta anche quando... <ride> <ride> Povero Rintaro. <ride> Il punto è che, cioè, finché non ci sono cose ufficiali, andiamo con le allora, pinze non diciamo Ragazzi, cose. noi sappiamo delle, determinate cose che andava dicendo Maruyama. Numero uno, non ci possiamo fidare di Maruyama. Anche perché se ci fidavamo di Maruyama, Pluto era già bello che è finito, è uscito da pezzo. Cioè, se, se, come aveva detto lui, si sarebbe dovuto fare nel 2008, eh, dopo un anno. Perciò, quindi, sì, sì. diciamo che la situazione non è chiara. Poi che possa lavorarci Ukiura secondo me è plausibile visto che comunque sono personaggi che hanno diciamo così sono sempre stati spinti da Mariyama. <coughs> <ride> e nessuno si fida di Maruyama Ragazzi come fate a fidarvi Ha fatto fallire tutti gli studi Fatti, Dove ecco, cazzo ha lavorato quella, Per una volta sono d'accordo con Angelo Perché ACS chiede Ma cosa ha fatto Maruyama in passato E Angelo ha risposto Ha rovinato l'animazione <ride> è, è un altro dei tanti che hanno rovinato l'animazione Ragazzi cioè, eh... Marui, Maruyama era tipo un produttore dell'animazione Non è un animatore un regista Che è un produttore dell'animazione Che è uno dei pochi che credevano effettivamente di poter fare un'animazione seria, hipster e quant'altro Altro nel complesso meccanismo televisivo giapponese, e infatti, ha fatto fallire uno studio e mezzo sì, perché Madhouse praticamente stava praticamente morta. morta <ride> e poi, fondo mappa, ma da mappa fu pure mandato via perché altrimenti figuratevi quello che su sarebbe successo, e quello allora la allora, fonte questa, è questa scrive, non lo so vediamo intanto che Angel che scrive il primo messaggio il flop di è legato alle vendite dei Blu-ray di DVD Se adesso ne parliamo eh, finiamo di parlare di questo discorso di Pluto e poi ne parliamo ovviamente abbiamo già detto in altre live che è una cazzata quella del flop di Man delle vendite dei Blu-ray uh, fammi un po' vedere che cos'è sto cos'è sta fonte eh, già che è Twitter allora vediamo un po' Aspetta, Vabbè, avendo. è comunque, è stata uscita Kabbate, 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 eh. E eh? comunque. Aspetta. Sì, sì, in in sì che cazzo c'è scritto? Cazzo Ya, dove sei? Ah, che c'è scritto? Eh, se usi la traduzione, c'è scritto molto semplicemente che ci sarà oggi ora. Uh, primo episodio, parte B. Qualcuno, un certo Kun... O Kiura Kun. Ah, é. Ecco.